Siamo in compagnia di Francisco Bahamond, il vincitore dell'Internazionale d'Este 2015 e del suo coach Thomas Tenconi. Francisco, innanzitutto complimenti per la vittoria, è il tuo primo future in carriera, sei il più giovane vincitore della storia dell'Internazionale d'Este. Ti chiediamo che sensazioni hai e com'è nata la tua passione per questo sport. Adesso sono molto felice per il primo titolo mio, así que sono troppo contento. È nato per il mio padre, lui giocava tutte le fine settimana e io lo iba a vedere, así que bueno, ahí ha nacido mi passione. Thomas, per te è una vittoria particolare, avevi già vinto qui a Est da giocatore nel 2008, sei riuscito a bissare quest'oggi il successo anche da allenatore. Che sensazioni hai e come giudichi la settimana di Francisco qui all'Internazionale d'Est? Vabbè, sì, è un'emozione particolare. Questo è stato nel 2008, sì, quando vinsi è stato un torneo molto bello. Infatti sono rimasto un'amicizia con il presidente del circolo. E come allenatore sono molto contento per lui perché secondo me è stata una settimana difficile per lui. Arrivava abbastanza stanco da Piano, che ha fatto anche finale, ha giocato tante partite di livello contro avversari di qualità e questo almeno noi lo abbiamo percepito, ha avuto alcune difficoltà, però è stato molto bravo a dimostrare carattere e a affrontare quelle difficoltà e renderle positive nel suo percorso, quindi sono molto contento. In questo periodo su cosa state lavorando e quali sono i vostri programmi per il futuro? Allora, inizialmente adesso torniamo a Tirrenia, dobbiamo rivedere un pochettino la programmazione, rivedere quali sono i prossimi passi. Stiamo lavorando fondamentalmente sul gioco offensivo, su entrare di più, essere più presenti nelle dinamiche di gioco a controtempo, per entrare verso la rete e anche nelle fasi di risposta per essere ancora un pochettino più offensivi. Tutto quello che è il bagaglio di gioco che rende il giocatore, chiamiamolo così, un pochettino più europeo. No? Torniamo un attimo da Francisco. Francisco, come è nato il tuo rapporto con Thomas e come ti trovi con lui? È nato per la federazione. Io sono arrivato a Tirrenia 2 mesi fa e lui stava con altri giocatori, pero bueno, después llegó él y me empezó a entrenar, así que muy bien, también muy contento porque bueno, estoy teniendo muy buenos resultados con él, así que hay que seguir y seguir para adelante. Perfetto, ringraziamo Thomas Tenconi e Francisco Bahamond per essere stati qui con noi, ti rinnoviamo i nostri complimenti. Noi vi rimandiamo all'appuntamento serale con l'analisi della finale dell'Internazionale d'Este 2015.